e bentornati. Oggi, come avete letto dal titolo, vado a parlarvi delle premium che sono uscite, Yankee Candle, che sono uscite nel periodo di luglio, quindi sono un pochino lenta, sono uscite a luglio e io le ho prese, come sempre vi lascio il link nell'info box da lafabbricadelleidee.eu di Teresita Romeo, e sono la Maple Pancake, che quindi sono i pancake con lo sciroppo d'acero, e la pomegranate cedar, qualcosa del genere, cedro di melograno. Sono due premium prettamente autunnali queste qua, quindi sono uscite a luglio in vista dell'autunno. Allora, iniziamo subito con questa pomegranate, questo melograno, che avevo provato diverso tempo fa anche in votivo tartizzato agli inizi 2015 tipo, e mi era già piaciuta. Poi ho detto peccato che avevo solo questo votivo, quando poi ho scoperto che sarebbe arrivata anche in formato premium ero molto contenta, perché mi era piaciuta un sacco. Parliamo delle descrizioni. Sono due food and spice, però questa io la metto tra le aperitivose, perché dice: novella squisitezza autunnale, succo aspro di melograno con vaniglia dolce, note speziate di cannella e chiodi di garofano. Allora, le spezie lasciatele perdere completamente per me, e fondamentalmente è proprio, immaginatevi questi chicchini di melograno tutti spiaccicati che fanno questo sughetto, ve lo filtrate dentro un bicchiere e ve lo bevete, perché fondamentalmente è questo l'odore che fa. Una cosa che ho fatto io, che di solito non faccio, l'ho accesa come un comune mortale, come una persona seria, e di quelle che hanno diritto al voto, e l'ho accesa normalmente, me la sono tenuta accesa una giornata intera. Ero in un open space su due piani, quindi è abbastanza grande l'ambiente. Devo dire che la profumazione si è espansa in tutto l'ambiente. È un ambiente molto favorevole, si presta bene a questi esperimenti, perché comunque c'è delle correnti d'aria ottime. E ho fatto questo esperimento sia con lei sia con la Maple. E ottime, e la fragranza si è spalmata letteralmente in tutto l'ambiente, senza però andare a teniamola più in alto, senza andare però ad appesantire l'aria. Quindi c'era questa profumazione leggera, fruttata, che si sente comunque, è un profumo autunnale, però l'ho accesa quando faceva caldissimo ed è stata anche molto lenitiva in un certo senso per le alte temperature. Quindi questa qua mi è piaciuta un sacco. E poi andiamo a parlare della Maple Pancake, perché ne ho sentite di ogni, cioè molti si sono rifiutati, oppure hanno detto no, non fa per me, perché non gli ispirava. Io invece devo dire che, ovviamente, ascoltando il parere degli altri, l'ho comprata e mi ha sorpreso. Allora, questo qua è il tipico profumo di pancake che si sente relativamente l'impasto, ma si sente molto bene lo sciroppo d'acero, che è sciroppo, quindi c'è una parte dell'odore che è decisamente molto dolce e collosa. Poi c'è appunto l'acero, che non è che c'è l'acero, cioè c'è l'altra parte dello sciroppo, è un filinino amarognolo, evidentemente questo amaro che la gente non piace. Ho sentito diverse candele allo sciroppo d'acero e comunque bene o male siamo lì sulla falsa riga, perché sciroppo d'acero è quello, pancake al sciroppo d'acero, non è che ce le possiamo inventare le cose. E una potenza fuori misura, questa è molto più autunnale secondo me della pomegranate. Questa l'ho messa, mi sa, tra le diabetiche, e adesso poi vado anche a leggere la descrizione ufficiale, che dice: come il sole in una mattina in campagna, questo puro aroma di sciroppo d'acero dolce e burro riscalda il cuore e l'anima. Ecco, il burro non l'ho sentito. Note di testa, che quale abbiamo? Zucchero a base di burro, tradotto proprio così, cocco, non ho niente cocco,
Note di cuore, vaniglia, caramello e mandorla, e quindi magari potrebbe essere il caramello che fa proprio il sentore stoppaccioso della fragranza. Note di fondo, rum e acero, che quindi sono quelli che vanno un pochino a mitigare la dolcezza verso l'amarognolo. Anche questa l'ho accesa normalmente come una persona. E quindi queste descrizioni sono sulla base di accensioni normali, non su tartizzazioni, quindi se sono così forti accese normalmente non voglio nemmeno immaginare come possono essere tartizzate, cioè non ci si sta nell'ambiente. Anche questa sull'open space, anche questa si è espansa proprio, ha reso l'aria proprio collosa, proprio quasi pesante, però era il suo bello. E queste sono le due premium che ho comprato e vi chiedo se le avete provate e quali delle due vi ispirano di più, se non le avete mai viste, mai provate, di dirmelo qui, che parte un sondaggino dove poter scegliere, così mi dite anche un pochino le vostre esperienze, se le avete prese, soprattutto commentate, se il video vi è stato utile in qualche modo per qualche acquisto, mettete un pollicino lì in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao!